Ciao a tutti, io sono Stella Plazzotta, attualmente sono assegnista di ricerca presso il gruppo di tecnologie alimentari dell'Università di Udine, gruppo presso il quale ho anche svolto il mio dottorato. E oggi sono qui per parlarvi di una notizia molto gradita e anche inaspettata, devo dire, che ho ricevuto di recente, ossia il fatto che la mia tesi di dottorato è stata selezionata per l'attribuzione del premio Mario Bonsembiante. Beh, di fatto durante il mio dottorato mi sono occupata di valorizzazione di scarti vegetali, quindi abbiamo sviluppato delle strategie in grado di convertire gli scarti derivanti ad esempio dalla monda dell'insalata, dall'estrazione del succo di pesca, dall'estrazione del latte di soia in derivati ad alto valore aggiunto, in derivati insomma che presentano un certo valore economico. La parte che però è stata più apprezzata ai fini dell'attribuzione del premio è stata la parte finale, ossia lo studio di fattibilità. Durante questa fase del mio dottorato, infatti, ci siamo interfacciati con altri esperti al di fuori delle tecnologie alimentari, per esempio esperti di marketing, ingegneri ambientali, ingegneri di processo, e con loro, con questa collaborazione che è stata appunto molto proficua, siamo riusciti a dimostrare come le strategie di valorizzazione sviluppate in laboratorio di fatto possono essere trasferite su scala industriale e quindi possono anche avere un impatto reale positivo dal punto di vista economico e ambientale. Con questo, insomma, con questa brevissima sintesi di quella che è stata il mio percorso di dottorato, vi saluto e ci tengo moltissimo anche a ringraziare il mio gruppo di ricerca, appunto il gruppo di scienze e tecnologie alimentare, e primi fra tutti il mio supervisor, la professoressa Lara Manzocco. Negli ultimi anni moltissimi sono stati i ricercatori che si sono impegnati nell'individuazione di strategie tecnologiche per la valorizzazione degli scarti delle produzioni alimentari, in particolare di produzioni vegetali. I lavori generalmente venivano condotti su scala da laboratorio. Quello che ha fatto la dottoressa Plazzotta invece nella sua tesi di dottorato è stato quello di portare questo ragionamento fuori dal laboratorio ed esaminare non solo la tecnologia necessaria per l'ottenimento di prodotti interessanti dal punto di vista economico, ma studiare anche se e in quali termini questi prodotti possano essere implementati in cicli produttivi complessi. In altre parole, accanto all'attività tradizionale di ricerca condotta in laboratorio come tecnologo alimentare, la dottoressa Plazzotta ha evidenziato anche il possibile impatto di natura economica, sociale e ambientale di queste lavorazioni, generando un insieme di parametri che possono essere realmente applicati per identificare delle soluzioni di simbiosi industriali nelle quali lo scarto di lavorazione di una azienda diventa la materia prima per un'ulteriore azienda. Attraverso questa simbiosi, quindi, l'obiettivo finale è quello di raggiungere produzioni con scarto zero.